Ora lo richiamiamo in settimana. Dobbiamo mandare una foto di Isabel e di Stella Erna, perché la vuole vedere le sue bimbe e Martina, sai che Vai, Martina sì. partecipa per me. Devo fare anche un bel video e salutare Martina e le Ok. bimbe. Perché Rosario ride? Ma Rosario ride sempre. E basta. Ora, a che ora devo tagliare io? Ora Tra c'ho. 16 minuti. Ok, c'ho il grande Damante, modello, guest, DJ. Fa tutto. C'è Andrea Oliva. Indimenticabile. Grande Andrea. Sapete quando siamo andati da lui? Lei Certo. Io incinta di 8 mesi, infatti. incinta di 8 mesi e lì io ho detto a lei, no, o tu a me o io a te, No. Io a te. andiamo a fare il DJ ora. Dopo Dopo quella quel pomeriggio lì, che grazie a me siamo venuti a sentirti suonare, perché lui non voleva venire, ma ero non per te, stanco, perché lui era ero stanco. Ho detto, ma distrutto. dai, visto che non mi porti in discoteca, andiamo a fare almeno il pomeriggio. Eccolo qua. Aspetta, allora ci devo essere anch'io. Sono fatto bello per il programma. Anche la camicia. Lui è figo, lui. Oh. Questa è la Allora, canzone preferita ai vostri. sono in 35.000 per vedere 37. Oh, comunque prima con 38. Crespo quasi 40. Con Crespo prima 45, 47.000. Sì, ma era una grande. È Erano. Tu venivi quasi a delle vederci? Alpi pieno. Eh? Tu venivi a vederci quando eravamo in coppia lui? Io penso che ho passato. Siamo Mamma mia. usciti con i due pareggi che dicevate prima. Disastro. È stato quella, il 5 maggio, sono state terribili, ma sono state recuperate dal 3-2 con l'Atalanta. Martins, No, con Bobo, la Sampdoria. Recoba. Con la La Sampdoria. Sampdoria a San Siro. Te lo ricordi? Sì. Ricordo, io guardavo, dicevo dentro di me, cazzo, 88esimo, dicevo, porco, perdiamo in, cioè oggi perdiamo, cazzo, come cazzo è possibile che perdiamo L'abbiamo in portata casa? 2-0 a San Siro con la Sampdoria. L'80esimo, per noi è l'80esimo, perdiamo 2-0 in casa. Con la Abbiamo vinto noi Sampdoria. 3-2, fatto gol, Oba, io e Cino, ma in 3 minuti 3 gol. E io dicevo, sul 2-0 per loro, dicevo, ma zio, porco, oggi perdiamo in casa, madonna. Non Non c'era, ci credevo io, non ci credibile, eh? credevo. Bravo. Ma quella per gli interisti è una delle partite Sì, dai. memorabili. Ma perché mi stai per Guess? Ma hai fatto la campagna Guess? Sì, no, scherzo. Sono Guess? qua a Roma. È caldo. Fatto la campagna mondiale, hai fatto. Ne ho fatte 5 negli Tanta ultimi 2 anni. roba, oh. Oh, tanta roba, Vedi cazzo. se è fuori. No, sei fuori o sei sul terrazzo, no? Sono sul terrazzo, sì. Perché Ah, qui è inverno. qui fa un freddo. No, qua a Roma ha fatto praticamente 2 settimane d'estate. Adesso c'è un po' più. No, un po' ti alleni, un po' fai, Roma tanta da roba. Dio, Roma da Dio, Però Roma da sole Dio. forte. Sì, Roma Roma da sta. Dio. Quindi hai fatto 5 anni Siamo campagna dunque. Guess. Fatto, no, fatto negli ultimi 2 anni ne abbiamo fatte 5 insieme. Tanta roba, eh? Paul Marciano, un uomo straordinario, uno degli imprenditori più incredibili che abbia mai conosciuto, veramente. È Cioè, divertito a tutto farli, eh? carisma, capito? Una persona carismatica potentissima che trasmette a tutta la sua azienda, che è un'azienda da milioni, se non forse quasi 1 miliardo di euro, la porta avanti da solo, straordinario. Tanta Cioè, proprio roba. è una famiglia. Modelle che sceglie Ma così. vieni qua, così non Ma ti vieni qua, vede. ma sono più comoda qui. No, sceglie dei modelli. Beh, di famosissime, c'è anche Gigi Hadid, faceva le campagne con lui, Holley, c'è la fidanzata di Justin Bieber, ma tantissime che poi sono diventate key Britney. attrici, key top model.
Vabbè, ma le campagne di Paul sono iconiche, 3000, gli shooting sono tutti stile BB. Gli shooting sono pazzeschi a Malibu. Sì. Quest'anno abbiamo fatto una in mezzo al deserto dove hanno girato un film degli orrori, tipo Le colline hanno gli occhi. Las Vegas, molto 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 bella, forte. Sì, bello, tanta roba. E adesso doveva uscire una che abbiamo fatto a Capri, del profumo nuovo, solo che con questa storia del coronavirus penso si sia fermata. E anche quella lì veramente un'esperienza incredibile. Cioè, tutti i fotografi americani comunque messi a Capri, in una realtà proprio italiana. Bella, 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 no, è bellissima. Sono state bellissime le campagne, al di là poi del risultato e il lavoro. Sì, sì. Sono belle esperienze. Poi viaggi anche tanto con la scusa, sono bella, è stata una roba bella. Figo, figo. E serate? Ora sei fermo, siamo tutti fermi qua con le serate. E serate suoniamo la tromba. No, per dire... No, lo so. Adesso Bobbo, anche te lo sai, no? Vabbè, noi cioè, tu suona tutti i giorni a casa per Stella. Io suono per Stella, la mia piccola, tutti i giorni. C'ho la console qua a Roma, sto sclerando. No, io ce l'ho tutti i giorni, suono a suonare io. E c'ho la piccola che quando vuole musica va alla porta e mi fa papà! E bussa alla porta, io la faccio entrare e mettiamo musica. Uno spettacolo. Quanto ha adesso lei? 17 mesi. L'età che cominciano un po'. No, poi balla è una roba che sono veramente, non le fermi 24 ore, impossibile. Sappiamo sono incredibili di tutto, ogni cosa è un gioco, eh? Vivaci ragazzi, la mia vivaci che dalle 7 della mattina alle 8 di sera ti spacca la casa, a voi aspettano 2-3 anni di fuoco, inferno. Poi 3 contro 1, pesante, giusto? Sembra giusto e corretto. Ho ripreso i miei vecchi parastinchi. Metti i parastinchi. Ma secondo te, Bobo, quando si potrà tornare, secondo te, a suonare? Non si sa. Bah, non ho idea, guarda. Quello che ho sentito, me lo sono chiesto. Quello che ho sentito in giro, che sento in giro, non a breve. No, impossibile. Quindi, difficile comunque, ci vorrebbe una svolta. Si parla di anno nuovo, no? Quindi purtroppo è impensabile saperlo. Quello che sta succedendo era impensabile, no? Quindi impensabile. Quindi insomma tante aziende. Tra l'altro tu sei fortunato perché l'unico anno che non vai a Miami non c'è neanche il rimpianto. Ora c'era ora, Music Conference. Perché tu di solito in questo periodo sei a Miami. Sì, Ma io ho fatto gli ultimi 5 anni e mezzo a Miami, ora quest'anno abbiamo deciso di tornare qua. Però insomma stiamo ancora... Ritorneremo là, dai. Io l'anno scorso sono stato un bel po', quest'anno mi manca tantissimo, anche perché Miami sta prendendo sempre più una bella dimensione, si sta bene, veramente bene. Ma poi io penso... Ma lì qui c'è... Sono più ispirato, sì, qui sono più pigro, qui devo prendere la macchina... Ma qui è più difficile, è più difficile, lì vai a Key Biscayne, sei Caraibi. Poi ti ispira, dici vai a correre lì sulla sabbia, col mare, tutta un'altra storia. No, si sta bene, si sta veramente bene. Poi specialmente quando qua fa un po' più freddino, lì si sta veramente bene. Sì. No, poi vediamo se tornare o no. Se ritorno con Bean Sports, quello con cui lavoravo prima, vediamo. Ah, deve aspettare che crescano un po' le bambine. Sì, vediamo, adesso non lo so, ora decidiamo tra una... Sì, quando inizieranno la scuola dobbiamo prendere... Vediamo. Ma più tardi chiami Recoba?
No, dopo, ora dopo di te, tra 10 minuti chiamo Ignazio. Il che adesso ha aperto la fattoria, hai visto? Eh sì, eh. È lì da 40 giorni, con Cecilia. Allora, comunque io voglio fare una precisazione. Mi hanno scritto un sacco di persone che mi hanno detto: cazzo, ma stasera sei nel mio programma preferito. E faccio: in che programma sono stasera? Che non capivo. Sei nel programma di Bobo Vieri che fa la sera in diretta su Instagram. Ma già, ah, sì. Sì, dai, tanto dobbiamo stare in casa e io ho deciso Ma di fare ti tutte le devi mie. fare lo, secondo me ti devi fare lo studio con un piccolo LED wall dietro, così facciamo andare un po' le diapositive degli anni passati. Tipo Secondo me Crespo, che. gol di Crespo, Ma sì, facciamo ma vedere il gol. iniziamo piano piano. Siamo partiti con una No, sedia. questa è Adesso queste sono le puntate c'è la zero, versione poltrona. beta. Però secondo me, finita la quarantena, Ci ho già pensato, Andrea, stai tranquillo, solo che ora, cioè, dopo ora. Bobo deve fare una cosa del. Ma proprio così, No, ma sto. friendly? Andrea, c'ho dei progetti della Madonna. Secondo me Solo una che cosa qua, così devi farla. volevo fare suonare qua sul terrazzo il sabato sera, no? Però ho detto qui, se suona mezzanotte l'ora, mi chiamano la polizia. Sono tre volanti. Ma l'hai vista la diretta di David Guetta sui grattacieli di A Miami? Miami, Miami. Bella, Io abitavo lì, bella. primi anni, quel palazzo lì. E, E lì è Brickell? ma là possono Lì è uscire, Brickell, là no? escono comunque. C'è gente, hanno aperto le spiagge, Sì, no, lì è molto. Le distanze, però si può uscire. Sì, qua No, no, lì è qua. molto più tranquilla rispetto a qua. Sì. Io, Quando Andrea, devo dovresti andare farlo, perché secondo me? tra 5 minuti mi scade l'ora di Instagram. Sai che ogni ora devi. No, abbiamo ancora 5 minuti. Perché Ah, ok. poi sennò si Ma sta perché mettendo solo per. ogni ora di diretta poi devi uscire ed entrare? Sì, sennò te lo stacca Instagram. E secondo te, Bobo, Volta potresti il suonare campionato di fa? insieme. Ma la stavamo già organizzando a Sì, Formentera sì. quest'anno, Ora quando al riprendiamo giugno. tutto andiamo a suonare, andiamo a fare una serata insieme, che ci divertiamo. Invitiamo Ah, sì, ma a Fabrizio Formentera di Alpineta Vincenzo. la sera era bellissimo. Sì, bravo. Compigna. Ce le facciamo tutte l'anno prossimo. Sì, dai, inventiamo qualcosa di nuovo, dai, che facciamo divertire un po' la gente, dai. In queste serate così nei club un po' più, no, dove ci sono più tavoli, più questa situazione, determinato tipo di persone, più strumenti live, come tu la tromba, anche, non so, una batteria ci stava bene, un violino elettronico, La Lara che canta, così insomma, per fare una cosa anche un po' più diversa, più musicale. sì, Questa è sono una cosa che si d'accordo. potrebbe fare. Sì, Ma me no. l'aveva detto Pigna, facciamo sta festa, dai, con Bobo, tutti. Sì, Inaugurare la sì. stagione a Formentera. Ciao, Vediamo, dai. bella. Saluto. Rimandata. Vediamo quando Saluti. organizzarla, dai. Se vuoi, dai, così continuiamo a fare delle chiacchiere, Volentieri, ci aggiorniamo su tutto e Giulia vi saluta. no? Salutala, Bravissima. salutala. Vai, faccela salutare che tutti la chiamano. Di La là saluta. che sta facendo la doccia con Allora, la prossima la Ale. fai con lei, dai. Volentieri e vabbè basta, poi a Milano c'è una Va bene, buonasera. Ciao.